Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati per questa nuova edizione di TG Parmense in questo martedì 30 gennaio 2018, una edizione particolare perché, come già vi è stato anticipato, il nostro telegiornale verrà sospeso probabilmente per un po' di tempo, sperando che sia una cosa assolutamente temporale. E nel frattempo noi abbiamo scelto di ringraziarvi e salutarvi in quest'ultima settimana di emissione, quindi di programmazione, rilanciando un po' i servizi che sono stati più apprezzati, più amati, più discussi anche, perché no, sempre in termini ovviamente benevoli. Noi della redazione di TG Parmense, innanzitutto, vogliamo ringraziarvi per il grande e fedele ascolto che ci avete sempre riservato e dedicato. E anche per l'appunto, nell'edizione di questa sera, vogliamo ripercorrere insieme a voi alcune notizie, alcuni dei servizi, insomma, che abbiamo lanciato e che perlomeno anche a noi sono stati piacevoli nell'essere appunto presentati. Oggi è il 30 di gennaio, dovrebbe essere il secondo giorno più freddo dell'anno, uno dei 3 giorni più freddi dell'anno, cosiddetto giorni della merla. E quindi partiamo subito con la rievocazione di un servizio che è stato lanciato, pensate, nel mese di novembre a cura di Giuliano Capece, che quasi non dormì per riprendere le prime immagini della prima grande nevicata che si riversò sul nostro Appennino, quindi sul nostro intero territorio. Era esattamente il 14 di novembre quando andava in onda questo servizio qui a TG Parmense, in cui si illustravano le meraviglie, si mostravano le meraviglie del nostro Appennino ricoperto da una pesantissima coltre di neve che indubbiamente recò tantissimi disagi, ma la meraviglia nel vedere questo paesaggio quasi magico e quasi incantato fece dimenticare in un batter d'occhio tutti i disagi causati da quella abbondante nevicata, che non ha nulla a che vedere con il gelicidio che poi, esattamente quasi un mese dopo, invece provocò molti danni, molti disagi. Ma noi parliamo di cose belle in questo telegiornale e allora vi riproponiamo con immenso piacere il servizio della grande nevicata, la prima grande nevicata del 2017, dell'inverno 2017-2018, per l'appunto a cura, in questo servizio a cura di Giuliano Capece. Prima neve sul nostro Appennino. Siamo partiti dal fondovalle uggioso e bagnato per arrivare a vedere paesaggi incantati sul nostro Appennino. Abbiamo incontrato esercenti e politici che ci hanno raccontato com'è vivere in mezzo alla neve. Il primo è Luigi Brusini della pasticceria del Duomo di Berceto. Pasticceria del Duomo con Luigi Brusini. Vediamo, c'è gente, passa gente nonostante la neve o. Ah, oggi prima giornata di Salve. neve dell'anno e logicamente la gente titubante a muoversi, però è bello da vedersi, noi l'aspettavamo e siamo contenti così. Noi montanari siamo contenti così. Nonostante le difficoltà di vivere in montagna, questo è il Sì, bello del vivere questo è in il bello montagna. del paesaggio. Non poteva mancare un passaggio dal famoso sindaco di Berceto, Luigi Lucchi. Ecco cosa ci ha raccontato. Siamo in allerta da ieri pomeriggio attraverso la protezione civile regionale e provinciale, quindi è stata un'occasione per tempo di mettere all'opera il vice sindaco che segue lo sgombero neve e già era tutto predisposto e quindi abbiamo avuto conferma di questa predisposizione di tutti i mezzi che già questa mattina in alcune parti del comune sono usciti. E stanno già anche distribuendo in alcune zone il sale perché siamo preoccupati se gela. La neve per tanti versi è utile, necessaria per quello che riguarda le sorgenti dell'acqua, soprattutto dopo un'estate di siccità e anche un autunno di siccità come quello che abbiamo e stiamo vivendo. Rimane il fatto che scassa completamente il bilancio del comune. E quindi noi la prevediamo sempre perché è essenziale fare lo sgombero neve, soprattutto in questo periodo dove anche se siamo nati in montagna, se viviamo in montagna, le persone ormai non sono più in grado di affrontare neanche 2 centimetri di neve, nonostante l'obbligo delle case
catene e l'obbligo delle gomme da neve, e quindi dobbiamo intervenire soprattutto in alcuni punti sensibili, che è la caserma della Polizia Stradale e le scuole. Poi abbiamo persone anziane, quindi dobbiamo cercare di tenere sgomberato le strade. L'intervista più interessante è quella a Fausto Squeri della cooperativa Passo Cisa, che gestisce l'ostello a due passi dal santuario della Cisa. Un'intervista che ci racconta anche di come, nonostante la neve, qualcuno si avventurava a piedi lungo la strada. Ci troviamo all'ostello, anche bar, lungo la via Francigena con Fausto Squeri di Berceto. Nonostante oggi dovesse essere giornata di chiusura, anche se lunedì sono rimasti qua. Come mai siete rimasti? Un po' per la sorpresa della neve, anche poi stamattina abbiamo avuto di due pellegrini, esageriamo. Due pellegrini? Due pellegrini. Con la neve che veniva? Con la neve che veniva, sì. E quindi sono andati avanti lo stesso? Loro andavano avanti, si fermavano poi questa sera a Pontremoli, chiaramente non facendo il sentiero, ma scendevano sulla statale. Ma di dove erano, gliel'han detto? Francesi. Due francesi che... erano partiti da Canterbury loro, sì, e vogliono arrivare a Roma. Com'è tenere aperto un locale in questa zona? Tutti scappano? Sì, no, è una scommessa. Però giornate come queste spingono a tenerlo? Sì, bellissimo. Ho visto che i bambini sono qua attorno, sono contenti loro di Contentissimi. E con la scuola com'è andata? Perché sono riusciti a saltare un giorno di scuola, per cui contentissimi. Tu come ti chiami? Paolo. Sei contento? Sì. Ti dispiace non essere andata a scuola oggi, è vero? No. No? E ancora di più ti dispiace che sta nevicando. E sempre nel nostro Appennino, durante il corso delle edizioni del nostro telegiornale, abbiamo avuto il piacere anche di raccontarvi manifestazioni che hanno un filo conduttore con il servizio appena mandato in onda, perché si continua a parlare di qualcosa di magico, di qualcosa di inaspettato, di qualcosa che va al di là del tempo e dei ricordi. Stiamo parlando, anzi vi voglio parlare, della Parmapoggio. La Parmapoggio, l'edizione di quest'anno è stata, come sempre, come tradizione, raccontata e rinarrata, riproposta in termini di immagini e di narrazione dal nostro poeta del video, Cesare Groppi. E quindi con immenso piacere che vi riproponiamo questa kermesse, questa manifestazione che dà inevitabilmente lustro e pregio al nostro grande e bellissimo territorio. Ecco le immagini della Parmapoggio che abbiamo trasmesso nell'edizione di TG Parmense dello scorso 6 ottobre 2017. In una giornata tipicamente autunnale, domenica 1 ottobre, si è svolta la rievocazione storica edizione 2017 della corsa automobilistica Parmapoggio. Com'è finora tutto il viaggio? Fantastico, è bellissimo! Una settantina di signore d'epoca hanno attraversato l'abitato di Fornovo, lungo via Veneto, per poi dare ancora prova di sé sulle rampe dei tornanti di Piantonia. Una prova di regolarità organizzata dalla scuderia Parma Auto Storiche con la collaborazione del tratto locale della Proloco di Fornovo, che ha visto per la prima volta sia il blocco del traffico in entrata ai piedi dei tornanti fino al Poggio di Berceto e dopo tanti anni un nuovo manto stradale sulla statale della Cisa. La lunga sfilata è stata preceduta dal rombo di 25 rosse di Maranello per ricordare il 70° compleanno del cavallino rampante. Avete trovato mal tempo? Un po' di nicchio, ma lieve, soschia, via. Freddo e molto umido. Oh, molto bene. Sì. Voi venite da? Parma. E adesso dove andate? A Giarola. Alla fine dei 140 km della Parmapoggio e ritorno, con oltre 50 prove di cronometraggio, vincono Crugnolo e Vida di Varese a bordo di una HF Lancia Fulvia Coupé del 1971. Come è andata? Tutto bene, grazie. Voi venite da? Varese. L'equipaggio? Crugnolo e Vida. Precedono i colechiesi Iotti Lamini e Fontanesi Scozzesi, entrambi su Abarth A112.
Nel nostro telegiornale, nel TG Parmense, si è sempre prestata molta attenzione a tutto ciò che era che è socialmente utile, in modo particolare a tutto ciò che riguarda la sicurezza dei cittadini, a tutto ciò che riguarda il buon vivere, il senso civico, civile, per l'appunto, dei cittadini, degli abitanti del nostro territorio. Spesso abbiamo cercato di darvi notizie riguardanti anche la sicurezza e quindi la gestione di tutto ciò che può aiutarvi a vivere sereni, sicuri e tranquilli nel nostro meraviglioso territorio. Da un punto di vista prettamente ludico, ma non solo, insomma, buona mano ce la danno anche i centri sociali, i centri per anziani, che svolgono un'importante opera di congregazione e quindi di socializzazione, nonché di cura della memoria, perché così anche si potrebbe riassumere l'operato dei vari centri anziani a cui si rivolgono le famiglie che hanno persone che hanno bisogno di aiuto e che non riescono ad essere aiutate, accudite nella quotidianità normale nelle proprie case. Un centro anziani, in modo particolare questo di Fornovo, ha avuto il piacere di ospitare anche il nostro collaboratore Giorgio Foscili, che ha realizzato per noi diverse immagini in diverse occasioni. Ve ne proponiamo un piccolo estratto. Alla finestra ti ho visto, non ho potuto parlare, mai fatto innamorare, mai fatto innamorare. Siamo con Sandro Campanini, che è l'organizzatore, il factotum, il deus ex machina di tutte queste cose bellissime che vengono organizzate alla casa Renato Vasini di Fornovo. Hai già organizzato il tè per te questa primavera, quest'inverno, con tanti personaggi diversi. Adesso poi tu ci spiegherai in breve tutto quello che hai fatto durante quest'anno. A te. E niente, io grazie Giorgio. Quest'anno, insieme in collaborazione con la Casa Residenza Gianni di Fornovo, con tutto il Comitato Anziani, ma anche con la Proge, che rappresenta la cooperativa Zeni, ho voluto organizzare quello che è il compito mio dell'animazione, cioè che è quello di cercare di far passare nel modo migliore possibile a questi anziani qui e migliorare anche la loro qualità della vita. Animazione vuol dire proprio animare, cercare di dar vita un po' a quelle situazioni che sono un po' a volte di disagio. Però non solo questo, ma l'animazione serve anche per poter aprire tutte le case residenziali come queste al territorio. E quindi col Tè con Te e anche altre iniziative che sono state legate grazie in collaborazione anche con tutto il comune di Fornovo e anche i volontari, si parte proprio a cercare di migliorare la qualità di vita su tutto il territorio. Il compito di animazione è proprio questo, cercare di, tramite gli obiettivi, tramite i programmi che sono fatti, quindi di, anche a livello recreativo, educativo, anche di migliorare la situazione proprio degli anziani che sono a casa della residenza anziana e di far partecipe proprio tutti quanti alla vita della casa. Siamo qua ora con i rappresentanti della Proloco di Fornovo, che vengono qua spesso e volentieri a dare una mano per organizzare queste feste, insomma, queste festività. Diciamo la parola a Giuseppe Olari. Bene, a noi come Proloco e anche abbiamo qua il presidente del Centro Anziani, è un onore per noi venire a fare qualche iniziativa alla Casa Protetta qua di Fornovo, in modo che dare un po' di allegria, un po' di sollievo o dare qualche novità agli ospiti della casa. Grazie all'interessamento di Sandro, tutti gli anni ripetiamo diverse iniziative, tra cui la castagnata che oggi stiamo attuando per gli ospiti. Presentaci i tuoi amici. Il signor Cobianchi Franco, padre del vicepresidente della Proloco, e il signor Adorni Guido, presidente del Comitato Anziani. Perfetto, grazie ragazzi. Grazie a voi, grazie. Allora, io sono qui con Vittoria e Francesca, responsabili dell'attività assistenziale della Casa di Riposo Renato Vasini di Fornovo. Vi chiedevo, quali sono le vostre mansioni all'interno di questa casa residenza anziani? Allora, noi fondamentalmente siamo chiamate RA, che comunque è la responsabile dell'attività assistenziale, che si occupa di tutto quello in
inerente all'anziano dall'ingresso in struttura sull'assistenziale, tipo piani di lavoro, si occupa della gestione dei bagni, dei vestiti, si lavora in equip per poi fare un progetto finalizzato al benessere dell'anziano e comunque aiutarlo nella sua vita quotidiana all'interno della struttura. Allora, queste attività vengono appunto fatte e svolte in collaborazione con il Comitato Anziani e con tutti gli enti territoriali. Cerchiamo appunto questa collaborazione per rendere anche piacevole il soggiorno qua dei nostri anziani, e soprattutto la Festa della Castagna è un ricordo al loro passato, alla loro vita passata, e è una cosa che comunque a loro piace molto e lega molto alla loro vita che era anche fuori di qua. Traditore non sei, nemmeno un lusinghiero, mi parlerai sincero, sincero dell'amore. A questo punto è tempo di andare in pubblicità, gentili telespettatori, rimanete con noi, continuate a seguire i consigli per gli acquisti della nostra regia, subito dopo rientreremo per parlare di sport e qui invece le notizie non sono ripescate dal nostro archivio ma sono fresche, anzi freschissime, rimanete con noi, poi naturalmente oltre allo sport si parlerà anche delle attesissime previsioni meteo. Il 70% dell'occupazione è al femminile. L'80% dei responsabili di settore è under 35. Servizi educativi, pulizie, servizi ambientali, progetti di assistenza, promozione turistica, progettazione europea. Consorzio Fantasia, un impegno condiviso per far crescere il territorio. La pianura padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Certo non si può lasciare il lavoro, ma almeno nei momenti liberi o nei weekend, perché non andare a prendere una boccata d'aria pulita sul nostro Appennino? Da qui l'idea di questo programma, che vi vuole dare suggerimenti per trovare la vostra casa in Appennino. Un territorio meraviglioso, raggiungibile in poche decine di minuti, in cui trascorrere piacevoli momenti per godere del verde, della fresca tranquillità e dell'aria pulita, ma anche un investimento per i momenti difficili. Questo vuol dire avere una casa in Appennino, ma è soprattutto anche un modo per far vedere quanto sia bello l'Appennino a due passi da noi, una risorsa da valorizzare, di cui pochi conoscono la bellezza e di tanti pregi. Cerco Case in Appennino lo trovate sul sito www.cercocaseinappennino.it. Se volete informazioni sul programma o sulle case potete mandare un'email a info@cercocaseinappennino.it oppure telefonare al 39 39 87 87 02. Eccoci di rientro dalla pubblicità e allora, come già annunciato, si parla di sport in questo servizio a cura di Cesare Groppi, il resoconto della domenica sportiva appena trascorsa. In seconda categoria il comunale di Calestano, la Calestanese, seconda in classifica con una difesa di ferro, solo 8 i gol subiti, sperava di annellare la quarta vittoria consecutiva con il Valgotra, penultimo in classifica. Tante le occasioni da gol sprecate e con un gol annullato per fuorigioco, la squadra allenata da Mario Corso gioca male e con uno 0-0 non approfitta del pareggio della capolista fermata Mezzani sull'1-1. Diciamo che le occasioni sono state, c'è stata poca lucidità,
E poi penso anche che un po' di presunzione delle volte, pensando che le cose sono facili, invece bisogna sempre portare rispetto, visto una squadra del Valgotta rispetto all'andata molto più quadrata e soprattutto combattiva. In queste partite conta sbloccare il risultato, dopo si apre. I nostri obiettivi sono quelli di giocare partita per partita, sicuramente cercare di andare ai playoff se ci riusciamo, e l'idea, diciamo, è quella di vedere partita per partita. Come ho detto ai ragazzi, oggi mi aspettavo delle insidie. Il campo non ci aiuta perché, come avrete visto, è un campo molto gibboso e senza voler essere speculare, perché siamo in seconda categoria, però sicuramente non è un campo dove si può giocare bene a calcio. Nel primo tempo viene annullato un gol alla Calestanese per fuorigioco. Guarda, obiettivamente la regola che, diciamo, esiste ormai da qualche anno è che se c'è un passaggio a ritroso da parte della squadra diciamo che difende, in questo caso c'è stato e il gol era ampiamente regolare. Per il Valgotra un bel primo tempo e un punto prezioso strappato con i denti per risalire alla classifica. Oggi hanno dato veramente tutto, hanno fatto quello che proviamo in allenamento e sono contento perché si portano a casa soddisfazione, perché quando lavori, ti impegni e fai anche la domenica un risultato che può essere buono è la cosa più bella che ci sia. Ho visto la loro squadra, sono elementi di gran qualità, soprattutto anche quelli che sono entrati. Non era facile in trasferta, primo tempo secondo me abbiamo giocato bene, abbiamo fatto anche delle belle cose, forse abbiamo giocato anche meglio di loro. Come occasioni noi abbiamo ancora questo limite, che spesso quando arriviamo a dover concretizzare non arriviamo a fare la cosa giusta, mentre loro nel secondo tempo ovviamente ci hanno provato alla grande e siamo stati anche, diciamo, un po' fortunati. Però un ringraziamento speciale al nostro portiere, che oggi solitamente è il secondo, ma come gli dico non è il numero 12 in sto gruppo, ma è veramente il numero 2, perché si è visto anche oggi che col cuore e anche un po' di fortuna è riuscito a fare reti inviolate la nostra squadra. Gli altri incontri di seconda vedono il Civizzano vincere per 1-5 contro il Mercury, mentre la Folgore Fornovo viene trafitta sul comunale di Riccò dalla Virtus con un gol di Lucci sul finire della partita. In prima categoria, importante vittoria della Fornovese per 1-0 contro il Poviglio, grazie prima ad un rigore parato dal portiere Bardiani e nei primi minuti della ripresa una rete partita di Conti con un micidiale colpo di testa. In vetta, Casalese e Viadana vengono fermate in Alta Valle. La prima bloccata sull'1-1 a Borgotaro e la seconda travolta 3-0 dal Bar di Zaccobi. Nel campionato amatori Wisp, lo Zano Calcio pareggia 3-3 sul sintetico dello Stuart contro l'Aschi Club. Dopo 26 anni, sabato prossimo alle 15, al comunale Geppe della Valle di Ozzano, ritorna lo storico derby tra lo Zano e il Gaiano. E non si parla solo di calcio, naturalmente, in questo spazio, anzi in questa giornata, ma si parla anche del grande traguardo, del grande risultato che ha ottenuto la Dallara d'Aitona. Ce ne parla in questo servizio Giuliano Capece. Felipe Albuquerque, Mustang Sampling, Cadillac, they're going to win the Rolex 24 at Daytona. And for Felipe Albuquerque, his first win at the Rolex 24. Mustang Sampling and Cadillac celebrate. Ryan Briscoe. La macchina che avete appena visto vincere la 24 ore di Daytona domenica scorsa è una macchina made in Parmense, è una macchina con la scocca della Dallara. Per noi è un dovere godere dei successi delle persone e delle aziende del Parmense. Lo scorso anno grande festa della Dallara di Varano per il successo delle 24 ore di Daytona e quest'anno fa il bis. Insomma, la Dallara oramai incamera così tante vittorie che rischia la assuefazione. Ma per noi è sempre un onore, quindi complimenti a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questa grande vittoria. Il team Action Experts, quello che ha battuto il record del numero di giri percorsi, 808, che resisteva dal 1992, deve ringraziare quindi la Dallara di Varano per la sua scocca e la sua aerodinamica. Il 28 gennaio quindi Philippe Albuquerque, Christian Fittipaldi e Joao Barrosa hanno trionfato alla 24 ore di Daytona con la loro Dallara Cadillac, centrando anche il nuovo record di giri percorsi, completando un totale di 808 tornate, polverizzando il primato precedente che resisteva dal 1992.
La vittoria dello scorso anno era stata una piacevolissima sorpresa, quella di quest'anno ci ha riempito di soddisfazione. Questo è il commento di Giampaolo Dallara, presidente della Dallara Automobili, rilasciata al sito ufficiale dell'azienda varanese. Non era facile ripetersi in una competizione con la concorrenza aumentata, come dimostrano i risultati delle qualifiche che ci hanno visti in pole position con solo 7 millesimi di vantaggio sulle Acura del team Penske. Questa vittoria è il risultato di un lavoro impegnativo lungo un anno. La 24 ore di Daytona è una gara di endurance per vetture sportivo, prototipo e gran turismo che si disputerà dal 1996 a Daytona Beach in Florida sul circuito Daytona International Speed. Questa corsa è ispirata alle 24 ore di Le Mans ed è molto popolare negli Stati Uniti. Andiamo ora con le attesissime previsioni meteo. Per quanto riguarda la situazione meteo, si avrà un leggero peggioramento della situazione fino alla giornata di giovedì, quando sono previste, quando saranno previste precipitazioni sul nostro territorio. Attenzione alle nebbie che ancora domani invaderanno il nostro territorio. Per quanto riguarda invece le temperature, al più o meno a partire dal weekend ci sarà un brusco calo delle temperature minime che scenderanno anche sotto lo zero in diverse zone del nostro territorio. Questo è quanto. A questo punto siamo arrivati al termine di questa edizione, in questo martedì 30 gennaio 2018. Gentili telespettatori, a me personalmente non rimane altro che ringraziarvi per averci sempre seguito ogni volta con tanto interesse e con tanta fedeltà televisiva. Naturalmente vi ricordiamo che su Videotaro saranno sempre presenti le notizie del nostro territorio grazie al telegiornale di RTA, quindi di Videotaro. Per quel che riguarda TG Parmense, per me personalmente, per Daniela Bassi, è stato un grande onore essere entrata nelle vostre case e avervi portato, talvolta ahimè non notizie che avrei voluto dare, quindi notizie spiacevoli, ma molte volte invece ho avuto il grande piacere e onore di regalarvi belle emozioni per quanto riguarda la nostra cronaca e le belle notizie del nostro territorio. Vi auguro una buona serata e vi ricordo che comunque saranno sempre attive, anche se verrà sospeso il telegiornale, il TG Parmense da un punto di vista televisivo, ma il TG Parmense non vi abbandona e rimarrà sempre a vostra disposizione, quindi con nuove notizie anche attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook intitolata proprio TG Parmense e il sito internet www.parmense.net. A tutti quanti voi buona serata e ancora grazie da Daniela Bassi.